È stato l'intervento chiesto a gran voce per tanti anni dai residenti che finalmente potranno usufruire di acqua potabile nelle loro case. A Sant'Andrea in Villis, AZET S.p.A. non ha previsto un semplice adeguamento della rete idrica, ma un vero e proprio potenziamento di quella esistente. Sono stati realizzati circa 13.600 metri di nuove condotte idriche nell'area compresa tra le strade provinciali 122 e 45 e presto, come ha spiegato il presidente Reginelli, tutte le località periferiche verranno collegate all'acquedotto comunale. L'obiettivo è quello di avere una rete idrica a disposizione dell'intero territorio fanese. Qui siamo davanti all'acqua di Sant'Andrea in Villis, dove 3 anni fa è nato tutto, nel senso che abbiamo presentato questo progetto. Si tratta di collegare 500 persone alla rete di distribuzione appunto dell'acqua, all'acquedotto, che prima non esisteva. Questo è stato un progetto si concluderà alla fine di ottobre, quindi già stanno facendo gli allacci, la rete è già completamente pronta, quindi si fanno solo gli allacci in questo momento, d'ora in avanti, e permette di chiudere e di completare la rete idrica all'interno del comune di Fano. Ad oggi non ci sono più frazioni che sono distaccate dall'acquedotto, ci sono solo delle case isolate che provvederemo di volta in volta a ricollegare. E la cosa interessante è stata che qui siamo partiti da un certo numero di metri, poi li abbiamo aumentati perché abbiamo trovato altre situazioni da in qualche modo da regolarizzare e da allacciare. E l'intervento è tutt'altro che banale, infatti il dislivello che caratterizza la zona ha richiesto alcuni accorgimenti, come la realizzazione di un nuovo serbatoio a quote intermedie e la suddivisione del territorio in due parti, ciascuna alimentata da una rete di distribuzione e serbatoi diversi. Il progetto prevede inoltre la rimessa a nuovo sia dell'impianto di sollevamento di fenile già esistente, sia del serbatoio alto di Sant'Andrea in Villis. 3 motivi principali. Il primo è il fatto che comunque ci sono nuovi utenti e che quindi sono anche persone che hanno questa comodità in più. Il secondo perché le tempistiche sono state osservate sia dal punto di vista della spesa, 1.600.000 e 30 come avevamo stabilito, e quindi non ci sono stati spostamenti né altro. E in più perché la tempistica è stata rispettata e qui voglio spezzare una lancia a favore dei dipendenti, degli operai, perché lavorare dietro queste strade durante i mesi di giugno, luglio e agosto quest'anno è stata veramente difficile. Un plauso particolare a queste persone che sono state determinanti nella riuscita e nell'osservazione della tempistica.